Per 4 giorni Napoli diventa capitale del mondo a rifiuti zero in occasione della 10ª edizione del Forum Internazionale dell'Informazione per la Salvaguardia della Natura. Oltre 100 giornalisti e 30 relatori di fama mondiale saranno al Castel dell'Ovo dal 6 al 9 novembre per confrontarsi sul tema dei rifiuti e del loro impatto sulla qualità di vita delle popolazioni. Fare un'analisi di livello internazionale con relatori di taglio internazionale, soprattutto con protagonisti anche giornalisti che vengono un po' da tutto il mondo, per raccogliere il meglio che c'è adesso presente in tutte le nazioni. Partendo da esperienze concrete, l'evento organizzato dall'Associazione Green Accord e dal Comune vuol mettere in luce strategie e vantaggi di un approccio innovativo alla questione rifiuti nell'ambito di un nuovo modello di sviluppo sostenibile. Napoli si trova al centro del mondo nella riflessione su una società che da una parte presenta il suo volto scintillante del consumismo, dei supermarket, eccetera, e dall'altra poi cerca di nascondere sotto il tappeto quella che è la conseguenza negativa, la produzione di rifiuti. E per noi è molto importante e significativo che questo avvenga a Napoli, una città che in un recente passato è stata sotto i riflettori mondiali sulla negatività della questione rifiuti. Al forum internazionale parteciperanno anche studenti delle scuole superiori della Campania che attraverso la realizzazione di elaborati multimediali saranno coinvolti in un progetto di educazione ambientale realizzato in collaborazione col Ministero. Noi stiamo facendo un doppio lavoro, il primo è quello sull'educazione ambientale, sull'educazione ecologica, sull'educazione alla salute in senso lato in questa città e lo sforzo enorme che l'amministrazione sta facendo per la riduzione dei rifiuti e per la diffusione di una cultura rifiuti zero. Poi stiamo facendo lo sforzo di destrutturare un immaginario che si era costruito intorno all'idea che Napoli fosse la maglia nera dei rifiuti, quindi è una doppia fatica e la presenza a Napoli del Forum Internazionale con più di 100 giornalisti ci ripaga di questi sforzi.